Ciao ragazzi, ciao ragazze, benvenute e benvenute nel mio nuovo video. Io sono Daniele. Oggi vi racconterò la mia ultima agghiacciante esperienza nella stanza Vault 8166 in Roblox. E non potete immaginare quello che ho scoperto e che mi è successo. Ma prima di cominciare volevo dire che questo video è in collaborazione con MP Italia, che mi ha mandato questa splendida t-shirt e tutte le altre foto che avete già visto su Instagram. Vi invito a visitare il loro sito perché ha dei gadget stupendi di film, videogiochi, serie TV incredibili. Vi lascio il link nell'info box, così potrete andare a visitare il sito e trovare questa maglia che porto addosso. Adesso mettete un bel mi piace, iscrivetevi al mio canale ed entriamo nel mondo di Vault 8166. Vi dico subito che questo video sarà un po' lunghetto, quindi mettetevi comodi, prendete un bel cestone di popcorn e ascoltate quello che ho da raccontarvi. Io questa settimana sono rientrato nella stanza Vault 8166 in Roblox. Come molti di voi sapranno e come mi sono documentato anch'io dai siti americani, Vault 8166 dovrebbe essere una sorta di tana che dovrebbe contenere tutti gli hacker di Roblox. Infatti da lì in teoria gli hacker non dovevano uscire. Per hacker conosciamo il Creepy Bunny, detto anche Mister Mistico, Death Dolly, Smile, 1x1x1x1 e tantissimi altri, ma ahimè sono riusciti ad uscire. In Vault 8166 si è sempre detto che c'era un guardiano. Forse alcuni di voi lo avranno visto, altri no. Io sì e ve lo sto per raccontare. Questo guardiano dovrebbe proteggere il mondo di Roblox intero, come Adopt Me e tante altre stanze, tenendo con sé in Vault 8166 tutti gli hacker più malvagi di Roblox. Ora vi racconto la mia esperienza. Io questa settimana, anche leggendo i vostri commenti, ho deciso di tornare in Vault 8166. Ma non c'era un motivo specifico per cui io ci volessi entrare. A dire il vero, volevo andare a vedere questo guardiano, scoprire un po' di più per poi farci un video. Era tutto partito come una mia normale indagine su tutto ciò che è paranormale, oramai voi lo sapete. Ma quello che mi è successo mi ha fatto rabbrividire la pelle, ragazzi. Una volta entrato in Vault 8166, ho girato per quei vicoli di quel quadro che sembrano quasi delle sorte di labirinti futuristici e dove ogni tanto appaiono delle stanze. Io ho deciso di entrare in una di queste, ma all'improvviso mi è apparso il guardiano. Sì, esatto, proprio quel guardiano, quella sorta di ombra scura che noi conosciamo solo per le creepypasta. Questo guardiano mi ha detto di non entrare nella stanza dove volevo entrare, ovvero una stanza tutta verde, verde fluorescente, dove stavo per entrare. Mi ha detto di fare molta attenzione perché entrando in quella stanza mi sarebbero potute succedere cose paranormali. Ma secondo voi, io, per come sono io, se il guardiano mi dice di non entrarci, non ci entro? Io ci sono entrato e la mia curiosità, come sempre, mi ha messo nei guai. Infatti, non appena ho varcato la soglia di questa stanza verde fluorescente, mi hanno suonato al campanello di casa. Sì, ragazzi, proprio al campanello di casa mia. Inizialmente pensavo fosse una coincidenza, anche se di sera non ricevo molte visite, soprattutto in questo periodo. Sono andato al citofono e ho chiesto chi è. Una voce robotica mi ha detto: grazie per avermi liberato. Io, terrorizzato, ho subito chiuso il mio citofono, mi sono chiuso a chiave in casa e mi sono chiuso anche nella mia stanza. Non appena ho ricontrollato il mio computer, ho visto un nuovo messaggio dal guardiano. Il guardiano mi ha detto che ho fatto un madornale errore ad entrare in quella stanza, perché è proprio da lì che sono usciti tutti gli hacker come The Dolly, il Creepy Bunny. Così ho deciso di rispondergli per la prima volta e gli ho detto: ma chi mi dice che tu non mi stai dicendo delle bugie, o quantomeno chi mi dice che tu mi stai dicendo la verità? E lui mi ha detto che una strana figura incappucciata gli aveva chiesto informazioni su di me in Roblox. Sì, ragazzi, ha detto proprio la figura incappucciata. Come molti di voi sapranno, io sono perseguitato da una figura incappucciata che vuole a tutti i costi Jimmy, il mio orsacchiotto posseduto, che mi è stato regalato a sua volta da Sayuri, una ragazza giapponese. Il guardiano mi ha detto che una figura incappucciata gli ha chiesto informazioni su di me e che adesso aveva campo libero per trovarmi. Sapeva tutto quello che mi era successo, sapeva di Jimmy, il mio orsacchiotto posseduto. Ragazzi, il guardiano sapeva tutto su quello che mi succedeva. Lui mi ha detto che io
sto diventando molto famoso perché sto indagando su tutte le cose più inquietanti che succedono nel mondo, ma che ho sbagliato ad entrare in quella stanza, perché adesso la figura incappucciata potrà raggiungermi quando vuole. Io, ragazzi, non capisco, cioè la figura incappucciata mi ha teso delle trappole. Prima si è vestito da Creepy Bunny in Roblox in modo tale che io ci parlassi e avete visto che cosa mi è successo. Adesso è andato dal guardiano di Roblox e cercava altre informazioni su di me, ma il guardiano mi ha detto una cosa che mi ha lasciato veramente senza parole, ovvero che per scoprire la verità e liberarmi di tutto devo aprire l'ultima lettera rossa che mi è arrivata. Io non riuscivo a capire perché avevo per un attimo rimosso. Ebbene sì, ragazzi, l'ultima volta, come avete potuto vedere nel video di Jimmy l'orsacchiotto posseduto, non appena sono svenuto, appena ho incontrato la figura incappucciata, mi sono risvegliato ed ho trovato un carry-on e questa lettera rossa. Ogni volta che la figura incappucciata ha qualche piano diabolico su di me, mi invia una lettera rossa. A me ne sono arrivate già diverse, ma ho sempre promesso che per leggerle devo chiedere il permesso a voi, perché le leggerò solo per fare un video con voi. Adesso, ragazzi, siete voi a decidere. Finalmente potrò scoprire la verità e capire che cosa sta succedendo, capire il significato del carry-on, capire perché la figura incappucciata mi sta seguendo anche su Roblox. Se volete che io apra questa lettera, scrivetemelo nei commenti e arriviamo a 500 mi piace. Finalmente posso scoprire la verità su Sayuri, sulla tavola Kukuri-san, su Jimmy e soprattutto chi è la figura incappucciata. State tranquilli, io non sono spaventato perché ci siete voi con me, ma adesso sarete voi a decidere se devo o no aprire questa lettera. Scrivetemi nei commenti se volete che apra o meno la lettera e preparatevi, ragazzi, perché l'avventura continua. Bene, ragazzi, anche oggi il video è finito. Grazie mille per i bellissimi messaggi che mi lasciate e per i tanti commenti che mi scrivete. Sono veramente felice, vi voglio tanto 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 bene. Fatemi sapere nei commenti per la lettera se devo aprirla oppure no. Io sono Daniele, se ti piacciono i miei video seguimi.